Allora, presento brevemente, anche se qualcosa già abbiamo detto, padre Giacomo Costa è stato segretario speciale del Sinodo, è consultore della segreteria del Sinodo e anche direttore della rivista Aggiornamenti Sociali. Ha anche altri compiti, ma non diciamo tutto il suo curriculum vitae che è molto ricco. Gioele, come sapete, era uditore al Sinodo, ma non solo, credo che sia stato il giovane insieme a Margherita Anselmi che ha partecipato, cioè loro hanno partecipato a tutto il processo di preparazione del Sinodo, anche nel gruppo di esperti che ha preparato il Sinodo. E è già stato anche segretario nazionale del Movimento degli Studenti di Azione Cattolica e ha collaborato anche col Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile in Italia. Joyce è coordinatrice nazionale della Pastorale Giovanile in Uganda e ci dovrai spiegare una cosa: come mai Uganda è stato il paese dove più giovani hanno risposto a questo questionario online del Sinodo? Era numero uno di tutto il mondo, il paese dove c'è stata la partecipazione più grande dei giovani nel rispondere al questionario online. E speriamo che ci spieghi questa cosa, no? Grazie, passo la parola a Padre Giacomo. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie mille per questo invito al Cardinal Farrell, a tutta l'equipe del Dicastero, e salutiamo ancora Sua Eccellenza, Sua Eminenza, il Cardinale Valdisseri, che è il nostro accompagnatore in questo percorso del Sinodo. È veramente emozionante potervi presentare questo cammino che abbiamo fatto. Allora, dovete aver pazienza perché in 30 minuti dobbiamo ripercorrere 2 anni e mezzo e più di lavoro, per cui tenetevi ben stretti alle sedie che decolliamo. Ma prima di iniziare, volevo farvi ascoltare proprio alcuni minuti dell'Angelus finale del Sinodo del Santo Padre, che penso ci aiuti veramente a capire che cosa è successo e cosa è in gioco in questo percorso che abbiamo fatto. I frutti di questo lavoro stanno già fermentando, come fa il succo dell'uva nei botti dopo la vendemmia. Il Sinodo dei Giovani è stato una buona vendemmia e promette del buon vino, ma vorrei dire che il primo frutto di questa assemblea sinodale dovrebbe stare proprio nell'esempio di un metodo che si è cercato di seguire fin dalla fase preparatoria. Uno stile sinodale che non ha come obiettivo principale la stesura di un documento, che pure è prezioso e utile. Più del documento però è importante che si diffonda un modo di essere e lavorare insieme, giovani e anziani, nell'ascolto e nel discernimento per giungere a scelte pastorali rispondenti alla realtà. Ecco, importantissimo quello che abbiamo sentito. Il sinodo non è un documento, il sinodo non è un'assemblea che si è tenuta soltanto durante il mese di ottobre a Roma. Il sinodo è proprio un percorso e siamo invitati a entrare in questo percorso, a entrare in questo metodo. È un cammino fatto insieme che coinvolge tutta la Chiesa, e devo dire che mi sento proprio di testimoniarlo. Questo percorso è stata una profondissima esperienza di Chiesa vissuta con l'Alto Segretario Speciale, Don Rossano, abbiamo salutato prima, ma vissuta con tantissime persone
direttamente e indirettamente. È proprio in questo senso un'occasione per tutti di incontrare il Signore, che è il capo, lo sposo della Chiesa. E quindi non si può, essendo un'esperienza, soltanto raccontare una serie di fatti, ma vorrei cominciare proprio entrando in quello che è stata la motivazione del percorso, il desiderio che ha spinto la Chiesa intera e Papa Francesco a fare questo percorso. E lo troviamo in un documento, questo documento preparatorio che ha lanciato nel gennaio 2017 il Sinodo. Due aspetti. Il primo, vi leggo il testo: attraverso il Sinodo la Chiesa vuole ribadire il proprio desiderio di incontrare, accompagnare, prendersi cura di ogni giovane, nessuno escluso, che la loro vita sia esperienza buona, che non si perdano su strade di violenza o di morte. Tutto ciò non può non stare a cuore a chi è stato generato alla vita e alla fede e sa di aver ricevuto un dono grande. Vedete, questo desiderio fortissimo di avere qualcosa di prezioso e la dimensione di prendersi cura di tutti, nessuno escluso. E devo dire che questo passaggio è stato voluto espressamente dai Vescovi, è stato aggiunto durante la rilettura di questo testo proprio perché sia chiaro il desiderio che animava il Sinodo e questo percorso. E quindi non soltanto i giovani vicini agli ambienti ecclesiali, nelle parrocchie, associazioni, nei movimenti, nelle scuole, nelle università, ma anche quelli che sono distanti, per tante ragioni e a volte anche con ragione. Però c'era anche un desiderio complementare a questo. Vi leggo di nuovo quello che si diceva all'inizio: non sapevamo ancora cosa sarebbe successo. La Chiesa ha deciso di chiedere ai giovani stessi di aiutarla a identificare le modalità oggi più efficaci per annunciare la buona notizia. Come un tempo Samuele e Geremia, ci sono giovani che sanno scorgere quei segni del nostro tempo che lo Spirito addita. Ascoltando le loro aspirazioni, possiamo intravedere il mondo di domani che ci viene incontro e le vie che la Chiesa è chiamata a percorrere. Allora, già dall'inizio queste due cose erano fortissime: questa cura dei giovani e rendersi conto che i giovani hanno qualcosa di prezioso e imprescindibile per la Chiesa. Poi, andando avanti, abbiamo capito sempre di più come non contrapporre i giovani e la Chiesa. Ce lo ricordava il Cardinal Ballisteri: i giovani sono la Chiesa, ma questo è anche un frutto del cammino che abbiamo fatto. Vedete che all'inizio sentivamo questi due punti veramente essenziali per il cammino. E devo dire che questo secondo veramente ha dato dei frutti grossi. Sentiremo poi Gioele, ma se il cammino è stato quello che è stato, è veramente grazie a quanto in tutti i modi possibili, ufficiali e non ufficiali, i giovani hanno fatto sentire la voce. E devo dire, proprio come testimonianza personale, il momento della riunione presinodale è stato tra quelli che più hanno fatto svoltare tutto il processo. Ma abbiamo sentito il Papa che diceva: l'importante è entrare in un metodo, in un modo di camminare. E l'importante, al di là dei testi, che non so se avete letto o non avete letto, alza la mano chi ha letto, per esempio, l'Instrumentum Laboris del Sinodo. Alzate un po' la mano. Siete veramente già bravissimi. Il Papa ha detto: i documenti molti li criticano, pochi li leggono. Per cui siete già veramente al di là della media. Ma è importante entrare in questo metodo, che è il metodo del discernimento. E qua già un altro ostacolo, perché nel percorso che abbiamo fatto abbiamo visto la difficoltà della parola discernimento e il fatto che i giovani, ma neanche i meno giovani, ve lo garantisco, neanche i vescovi e i cardinali sono familiarissimi
con la parola. Cosa vuol dire discernimento? Allora, chiaramente non si possono fare qua dei trattati, ma è importante sottolineare fin dall'inizio che non è una cosa astratta, complicata, è soltanto cercare oggi insieme in questa situazione concreta di trovare le maniere di come fare la volontà di Dio. E allora, chiaro, tutti però possiamo dichiarare voglio fare la volontà di Dio. Benissimo, però c'è anche un metodo e una tradizione, un'esperienza della Chiesa che aiuta a entrare in, e aiuta in questo processo. E per questo, a partire dall'Evangelii Gaudium, ci sono tre parole che hanno caratterizzato veramente tutto il percorso del Sinodo. L'avrete sentite, spero, se siete così bravi che avete letto tutto, sicuramente avete sentito anche voi. Sono tre parole che dicono un po' il cammino, come fare il cammino. Riconoscere, interpretare, scegliere. Questi strutturano sia i singoli documenti che avete visto apparire poco a poco, ma anche caratterizzano tutto il percorso. Vediamo poco a poco, anche qua, facendoci aiutare dai documenti, qua cito l'Instrumentum Laboris. La prima parola, riconoscere, lo sguardo, l'ascolto, e questo sentire non è soltanto un riconoscere di testa, ma andare in profondità nell'esperienza che si è fatta. Spesso, come tutti quanti, facciamo tantissima esperienza, ma non prendiamo il tempo di riconoscere che cosa è successo. E quindi nel Sinodo abbiamo bisogno di riconoscere che cosa stanno vivendo i giovani oggi, nelle loro diverse condizioni di vita. Pensate, veramente difficilissimo, cosa vuol dire ascoltare i giovani di tutto il mondo? Come Chiesa dobbiamo crescere nella capacità di ascoltare e capire come ascoltarci, e soprattutto a livello internazionale. Certo, voi siete un bellissimo gruppo, ma pensate quanti altri giovani, quante altre storie, come ascoltare tutti è una grossa domanda. Però riconoscere è anche quello che vivono le comunità in profondità. Ci sono qua dei rappresentanti anche del pastorale giovanile, e spesso riconoscere viene ridotto soltanto alle scienze sociali oppure a fare un'analisi statistiche. No, il riconoscere come passo del discernimento deve essere sempre assunto alla luce della fede e con gli occhiali della fede. Non c'è un ascolto neutro, noi ascoltiamo come discepoli, e questo deve essere importantissimo. Non è una sociologia, io sono sociologo per cui lo posso dire, non è la sociologia che ci permette di riconoscere, ci aiuta molto, ma è attraverso la luce della fede. Il secondo punto, interpretare. Allora qua noi subito pensiamo alla scuola, all'approfondimento, all'università, ma l'interpretare ancora una volta è alla luce della parola, e questo capire profondamente insieme al Signore dove sta la vita. Allora, come mai in un posto come l'Uganda tanti ragazzi hanno risposto? Come mai in tante regioni c'è qualcosa che si muove e in altre invece no? Allora, l'interpretare è andare in profondità, quindi cogliere la presenza del Signore e anche avere degli strumenti per coglierla, quindi dal punto di vista teologico, ecclesiologico, pedagogico, pastorale, eccetera. Ma interpretare non si fa da soli, come il percorso del discernimento è un sinodo, non si può fare da soli, e quindi richiede di confrontarsi quello che ciascuno sente nella sua coscienza. Oggi l'individualismo ci porta a dire quello che io sento è il punto di riferimento. No, confrontare tante coscienze insieme, e questa è veramente la sfida grossissima del Sinodo, perché tanti pensano di aver ragione, ma come Chiesa anche abbiamo pareri molto diversi, invece siamo chiamati ad andare insieme, a capire insieme quali sono i punti di vita e quali sono le opzioni invece che distruggono e non portano a niente. E l'ultimo punto, scegliere.
perché spesso, io sono anche gesuita, facciamo grossi discernimenti, ragionamenti, analisi e contranalisi, confronti, riunioni, ma se non si sceglie non si è fatto il discernimento. Il discernimento richiede di fare dei passi concreti, come anche nella vita, il discernimento vocazionale, mi sposo, non mi sposo, studio questo, lavoro. Se non si fa il passo, poi non si potrà verificare, non si potrà riconoscere che è esattamente lì che il Signore ci voleva, o anche riconoscere liberamente che ci siamo sbagliati. Ma è molto meglio, dice Papa Francesco, fare dei passi e sbagliarsi piuttosto che rimanere a casa e non fare niente. Riconoscere, interpretare, scegliere. Vedete, questo è veramente il cuore del camminare insieme sinodale. È quello che anche abbiamo fatto in tutto il processo. Abbiamo già sentito qualche volta la fase preparatoria. La fase preparatoria è stato un riconoscere con tantissime modalità diverse. Qua c'è una foto che si vede pochissimo, è stata la riunione mentre si decideva ancora di cominciare a fare il documento preparatorio. Poi avete vissuto, voi avete probabilmente visto il documento preparatorio, che cosa serviva a mettere le parole chiave e ad avviare questo processo. Veramente è impressionante, ve lo garantisco, e poi ve lo dire anche Don Rossano, come siamo andati avanti dalla comprensione di 2 anni fa, proprio il modo in cui capivamo i termini del titolo stesso, la fede, il discernimento, i giovani. C'erano grosse polemiche, un sinodo sulla trasmissione della fede o sull'accompagnamento dei giovani. Tutte queste cose veramente le abbiamo discusse, ma siamo andati avanti. Molto importante anche all'inizio la preghiera del Papa per il sinodo. Chi è che l'ha pregata? Alzi la mano. Who prayed this prayer? È stata veramente una preghiera con cui tante chiese hanno accompagnato il sinodo, perché i protagonisti sono anche tutte le comunità, e volevo sottolinearlo. Poi ci sono stati questionari alla conferenza dei, tutte le conferenze episcopali dei vostri paesi hanno dato un report, hanno cercato di dare un contributo. E poi c'è stato il questionario online. Qua chi è che ha partecipato? Chi è che ha fatto il questionario online? Ecco, qualcuno di più, e chiaramente dall'Uganda. Poi sentiremo questa esperienza. C'è stato anche il confronto con gli esperti, cercare di capire la condizione dei giovani. Questo nel settembre 2017, qua qualcuno c'era anche, dei presenti, vedete, un altro setting e lavorare insieme. Poi la mitica riunione presinodale, veramente mi ricordo ancora che i ragazzi, i giovani, quelli del gruppo che scrivevano, a un certo punto ci hanno detto: ma veramente possiamo scrivere quello che pensiamo? Ed è stato veramente preziosissimo che abbiano detto. Quindi l'invito anche per voi: non tacete, non pensate di dover dire belle frasi, dite quello che pensate, come diceva il Papa, senza filtri. Ve lo ricordate chi c'era? Parlate senza filtri, con coraggio. È stato veramente un bello, ma c'erano anche via Facebook una quantità di persone, di giovani, che hanno partecipato a questo processo. Qualcuno di voi era nei tavoli di Facebook anche? Non tantissimi, qua vedi il segretariato potrebbe migliorare anche, però era la prima volta in Vaticano, grazie ai giovani, che si faceva una consultazione via Facebook. Veramente bravissimi, grazie a voi, anche la Chiesa va avanti. E 15.000 giovani, sì, ma sì, i giovani sono milioni, quindi... È un buon, diciamo, Cardinal Bezzera, un buon inizio, it's a good start, va bene. E chi era la riunione presinodale? Ecco, un applauso anche a loro, perché il loro contributo è stato veramente fondamentale, e una quantità di temi sono stati messi sul tavolo.
Volevo riprenderli rapidamente perché, vabbè, li prendiamo dopo perché sennò vuol dire, poi Joao mi dice che sono stato troppo tempo. Vuol dire. Quindi il documento presinodale, qua vedete quando il delegato di Panama poi l'ha consegnato direttamente nelle mani del Papa, vedete dietro, intravedete Piazza San Pietro e tante attività nelle vostre diocesi. Qua chi ha partecipato a queste attività, spero che siano molte di più, nelle diocesi, preghiere, attività, incontri, pellegrinaggi, veramente tantissimo è stato fatto in tutto il mondo. E tutto questo materiale è solo quello dell'ascolto che è confluito in questo documento che è stato dato, come sa chi c'era, ai padri sinodali. E gli si è aperta la seconda fase, quella della celebrazione del sinodo, dell'assemblea sinodale, in cui si è andato a fondo in questo testo, cercare di dire bene, questo è quanto i nostri giovani e le nostre comunità vivono, che cosa ci sta dicendo il Signore attraverso tutto questo. E qua volevo farvi vedere qualche immagine del sinodo, ma era lo stesso filmato che voleva far vedere Gioele, quindi lo facciamo come transizione tra quello che dico io e quello che dice lui. Facciamo un sharing del video. Comunque vedete qua c'è Brianna che nella fotografia, voglio dire, e tutti i partecipanti in questa esperienza di un camminare insieme che ha richiesto tanta fiducia, tanta, c'è anche Percival qua che è in fondo, voglio dire, lo potete vedere praticamente lì sotto al Papa è qua presente. E qua tutti quanti, ma le facce non le vedete più, come dire, questo documento finale che è come una casa in cui ciascuno può trovarsi, essere a suo agio. Questa è la sfida del sinodo, fare una strada in cui tutti hanno il loro posto. Allora, uno potrebbe volere delle affermazioni avanzatissime, no, il sinodo è trovare veramente uno spazio in cui si fa un passo avanti ma in cui tutti possono in un modo o l'altro ritrovarsi, ed è stato commovente che più di 2/3 dei partecipanti hanno votato positivamente questo documento, segno proprio di un desiderio come Chiesa di fare un cammino insieme. Sul sinodo poi in maniera più vivace ci racconterà Gioele. Arriviamo alla fase in cui siamo adesso, l'implementazione, l'applicazione lanciata dalla firma di Papa Francesco a Loreto il 25 marzo della Christus Vivit, e questo lavoro, io qua poi non entro, che si fa per cercare di far sì che il sinodo non resti un documento, non resti la Christus Vivit, non resti il documento finale o l'instrumentum laboris, ma che sia vivo, attraverso che il Cristo possa vivere attraverso le sue comunità. Per concludere, qualche keyword per entrare dentro ai contenuti. È ovvio che queste parole chiave proprio sono così un aiuto, ma il lavoro poi dovete farlo voi. La prima, vuol dire, complicata, l'abbiamo già vista, andiamo avanti. Parola chiave, i giovani. Non a caso è la prima parola del titolo e volutamente un termine concreto. Lo ha detto poi Papa Francesco nella Christus Vivit. Non la gioventù, non una fase della vita, ma darsi degli strumenti per sentire concretamente cosa vivono i giovani, evitando le idealizzazioni, evitando il paternalismo che rischiamo noi più grandi di dire, e soprattutto evitando di mettere su di voi l'esperienza di quando noi eravamo giovani, perché sempre questo per noi è il rischio, i giovani, ma in realtà parliamo della nostra gioventù, e quello che vivete di voi è, non dico né meglio né peggio, ma è diverso, radicalmente diverso da quello che abbiamo vissuto, per cui se non vi ascoltiamo vuol dire non possiamo che andare a sbattere. E sicuramente in questo, dicevo, la riunione presinodale ha dato un contributo principale, e
la grandissima parte del testo della riunione presinodale è entrata a far parte dello strumento di lavoro durante il sinodo. E qua abbiamo sentito il desiderio dei giovani di essere ascoltati. Dice: non c'è spazio per noi, non siamo ritenuti interessanti nella società e nella Chiesa tantomeno. Richiesta di spazio. Le difficoltà e i desideri con le famiglie, l'importanza della famiglia, le difficoltà rispetto alle tradizioni e anche le famiglie fragili, le questioni del mondo digitale, il problema del lavoro, le questioni dell'immigrazione e l'accoglienza. Su questo devo dire che ho sentito la difficoltà anche tra voi giovani di cosa vuol dire accogliere gli altri che vengono. Non è così scontato che tutti siano e vogliano essere così accoglienti. Domande che vengono. L'importanza anche della questione dell'affettività e la sessualità, che nei documenti prima non erano emersi, vuol dire, nel documento preparatorio se n'era parlato molto meno, ma i giovani hanno detto: è una domanda su cui vogliamo confrontarci, su cui non vi capiamo, voi dite delle cose, vorremmo anche seguirle, ma spesso fate dei ragionamenti che sono lontanissimi dalla nostra esperienza. E soprattutto il desiderio di una Chiesa autentica, vicina, trasparente, impegnata, che si realizza poi attraverso una Chiesa sinodale che cammina veramente insieme. L'altra parola chiave è la fede. Non è una parola chiave tra le altre. Questo partecipare al modo di vedere il mondo di Gesù, come ha detto Papa Francesco, e offre i contenuti, le articolazioni, lo stile, la pedagogia del sinodo. Questa luce della fede illumina tutti i passaggi del percorso sinodale. Questo bisogna dirlo chiaramente, non è un percorso pedagogico, sociale, niente, è un percorso di fede in cui cerchiamo di capire che cosa il Signore ci sta chiedendo. E la fede, come ha detto Papa Francesco, è anche scomoda, è un pungolo. La fede, ha detto, che non ci mette in crisi, è una fede in crisi, una fede che ci fa crescere, è una fede che deve crescere, una fede che non ci interroga, è una fede sulla quale dobbiamo interrogarci, una fede che non ci anima, è una fede che deve essere animata, una fede che non ci sconvolge, è una fede che deve essere sconvolta. Quindi non è una parola così facile, è veramente al centro di un discernimento della Chiesa, il discernimento vocazionale. Quando voi fate le scelte di vita, è con questa inquietudine che non deve essere estinta che siamo andati avanti. E devo dire che anche qua il sinodo è stata un'esperienza di fede. Rileggendolo, non soltanto abbiamo preso come brano quello dei discepoli di Emmaus, ma abbiamo sperimentato che il Signore ci accompagnava, che il Signore ci diceva: duri di cuore, stolti, non dovete fare chissà quale invenzione di pastorale giovanile, rileggete le scritture, imparate da me, rileggete il mio modo di essere autorevole, il modo di accompagnare, il modo di dare vita, di mettere in piedi le persone, e contemplando il suo modo di fare che innoveremo la nostra pastorale. E poi l'altra parola chiave, vocazione. Anche questa fa un po' allontanare i giovani, voglio dire, discernimento e vocazione sono parole, quanto tempo? 5 minuti. Su un episodio rapidissimo, c'era un amico che ha fatto a Lourdes un raduno di giovani 2 anni di fila lo stesso atelier, così, per i giovani. Un anno si chiamava scelte di vita, l'altro anno discernimento vocazionale. Il primo anno centinaia di persone, il secondo anno 10, vuol dire. La stessa cosa, perché discernimento vocazionale, orrore. Scelte di vita, vuol dire, le dovete fare tutti i giorni. In questo senso il sinodo ha aiutato ad entrare, approfondire e chiarire cosa si intende vocazione, anche perché dal questionario delle conferenze episcopali emerge che spesso c'è una visione riduttiva di vocazione, come se fosse soltanto essere prete o religioso o suora, qualcosa del genere. Vocazione è molto di più
questa vocazione che si vive come un mistero in cui si gioca proprio questo incontro tra Dio e ogni persona. La vocazione non è un copione già scritto che l'essere umano deve semplicemente recitare, né l'improvvisazione teatrale senza traccia. Non è né un caso totale, il destino, in tante delle nostre culture c'è il destino, il fatto che io, né la mia carriera, io progetto tutto, faccio tutto quanto io. Veramente accogliere un mistero e costruire. Una canzone francese dice: inventa con il tuo Dio il futuro a cui ti chiama, il futuro che lui ti dona. Veramente molto bello, inventa con il tuo Dio il tuo futuro. E quindi poi in questa prospettiva in cui ognuno è chiamato si articolano diversi ambiti e l'importanza della famiglia e del lavoro poi sono messi in evidenza nella Christus Vivit. E ultima parola chiave, l'accompagnamento che i giovani avete chiesto in maniera insistente e i padri sinodali hanno detto: se questa è una priorità dobbiamo rivedere molti modi di fare a casa nostra, perché a volte il peso dell'istituzione è così forte che non abbiamo il tempo di accompagnare veramente le persone. C'è stato un vescovo che ha detto: ma io tra le carte e i documenti non riesco più a incontrare i giovani. Tutti sono esplosi in un applauso, perché il rischio di burocratizzare la nostra Chiesa è veramente forte. Abbiamo delle belle strutture grosse, ma questo non deve portarci via dall'accompagnare, da fare una strada insieme, non manipolando, non abusando, non imponendo un cammino, ma veramente mettendosi a disposizione del cammino dei giovani. E qua i giovani della presinodale hanno fatto una bella pagina con i requisiti dell'accompagnatore che il Papa ha ripreso tale e quale, proprio senza mediazioni e senza filtri, nella Christus Vivit. Quindi bravi a quelli che l'hanno fatto. E anche scoprire le diverse figure che accompagnano, perché spesso si riduce l'accompagnamento anche qua ai religiosi o ai sacerdoti, e quindi in modo diverso ci sono professori, formatori, accompagnatori. C'è veramente una dimensione vocazionale che tutta la Chiesa è chiamata ad assumere. Ed è questo, cioè anche quando si fa l'accompagnamento di giovani migranti è in un senso vocazionale. Cosa vuol dire arrivare in un nuovo paese? Cosa vuol dire la fede vissuta in un paese diverso, in altre culture? Abbiamo sentito delle storie dei paesi da cui partono i giovani impoveriti e rattristati, proprio i loro giovani arrivano e non c'è nessuno che li accompagni. Per cui veramente è una sfida grossa della Chiesa su cui anche voi siete chiamati a riflettere oggi, e come portare avanti e come avere una Chiesa che incontri concretamente i giovani, testimoni la fede, apra a un cammino di discernimento vocazionale e si avvicina e accompagni i giovani. E in questo, voglio dire, i giovani hanno un ruolo pure loro importante. L'accompagnamento, si è detto, non è soltanto dei più grandi, ma tantissimi giovani accompagnano i loro pari, i loro compagni nelle scuole. Vedo che annuiscono le nostre madri sinodali qua presenti, perché è veramente un punto che abbiamo vissuto: l'amicizia, vivere l'amicizia fino in fondo, veramente un dono. Detto questo, l'ultima parola: durante il cammino ci sono state tantissime sorprese, se no non sarebbe un cammino sinodale. Non c'era niente di già fatto, di già scritto. Veramente è stata la sorpresa di questo spirito, di questa Pentecoste che ci accompagna e che ci ha accompagnato. E i frutti veramente sono stati molto più abbondanti di quello che potevamo immaginare. Qua sarebbe bello, se mai durante questi giorni chi vuole può farsi raccontare, sentiremo comunque Gioele. Però due punti, il numero 120 e 119 del documento finale, proprio per concludere. Da una parte l'invito a continuare processi di discernimento comunitari che includono anche coloro che non sono vescovi nelle deliberazioni, cioè nella Chiesa non soltanto i vescovi sono chiamati a decidere. Allora c'è già qualche conferenza episcopale
che ha assunto questa linea. Per esempio in Svizzera mi hanno raccontato che hanno fatto una commissione di giovani che aiuta i vescovi. È ovvio che i vescovi non abdicano la loro responsabilità finale e al loro ruolo di tenere tutti insieme. Non si tratta di fare una democrazia, questo alcuni lo temono, ma non si tratta di una democrazia, si tratta che ciascuno possa dare il suo contributo e le sue competenze. E quindi il contributo è uno stile a cui partecipino tutti, famiglie, istituti religiosi, associazioni, movimenti e giovani stessi. E questa esperienza fa parte anche di questo mettere in pratica già questo numero. L'altro, e penso il numero veramente che ha detto la novità del cammino che abbiamo fatto, ve lo leggo per intero, mi lascia Joao proprio l'ultimissima cosa che vale la pena di sottolineare. La Chiesa nel suo insieme, nel momento in cui questo sinodo ha scelto di occuparsi dei giovani, ha fatto un'opzione ben precisa: considera i giovani una priorità pastorale epocale in cui investire tempo, energie e risorse. Fin dall'inizio del cammino di preparazione, i giovani hanno espresso il desiderio di essere coinvolti, apprezzati, di sentirsi coprotagonisti della vita e della missione della Chiesa. E nel Sinodo abbiamo sperimentato che la corresponsabilità vissuta con i giovani cristiani è fonte di profonda gioia anche per i vescovi. Il cammino sinodale non si fa perché si deve, è fonte di gioia. Hanno scoperto, non era così alla prima settimana, c'era anche un po' di tensione, noi siamo i vescovi, voi siete i giovani. Invece alla fine, camminando insieme, c'è stata anche la bellissima festa col Cardinal Baldisseri che ha suonato il pianoforte oltre ai balli del Papa. Questo lui per modestia non l'ha ricordato, ma insieme, ognuno con quello che sa fare, siamo chiamati a camminare. E non solo è stata una bella esperienza, riconosciamo in questa esperienza un frutto dello Spirito che rinnova continuamente la Chiesa e la chiama a praticare la sinodalità come modo di essere e agire, promuovendo la partecipazione di tutti i battezzati e delle persone di buona volontà, ognuno secondo la sua età, lo stato di vita e vocazione. Non è solo un bel momento, ma abbiamo riconosciuto come sinodo che è così che vogliamo vivere come Chiesa. Ed è questa è la Chiesa che come giovani ci avete chiesto: autentica, vicina, partecipativa, impegnata, trasparente. Quindi siamo proprio chiamati a entrare in questo movimento. Avete sentito giovani, vecchi insieme, qua abbiamo i cardinali, il Papa e tanti altri giovani, siamo chiamati a fare questo cammino insieme. Voi non siete chiamati a fare delle riflessioni e un documento o delle osservazioni, siamo chiamati a camminare insieme e a scoprire la gioia di questo camminare insieme. Grazie mille. Grazie a Padre Giacomo perché è riuscito a riassumere 3 anni in 30 minuti, è stato molto bravo, e soprattutto perché in questa penultima foto ha detto che c'era il Papa, i cardinali e i giovani, e io ero anche in quella foto, allora mi ha messo tra i giovani, e allora grazie anche per questo. Non vorrei aggiungere tante parole perché il tempo stringe, credo che molti già pensano, sognano la pausa caffè, ma abbiamo 2 interventi di circa 10 minuti ognuno, di Joelle e Joyce, che ci parleranno sempre di questo tema, il cammino sinodale fino alla Christus Vivit. Grazie ancora a Padre Giacomo e anche a Joelle e Joyce. Ed ecco il video che condividiamo con Joelle, che poi inaugura, dà un po' l'idea di questo cammino insieme. Faccia tosta. La bellezza di questo sinodo è che abbiamo tra noi anche il... Un attimo che... Faccia tosta. Bisogna fare il duplicato.
Faccia tosta. La bellezza di questo sinodo è che abbiamo tra noi anche in aula tanti giovani, che sono la speranza di domani. Non siamo il futuro, siamo il presente e dobbiamo attuare ora. Per me il sinodo è l'esperanza. Just a word. Hope. Cari amiche, cari amici da tutto il mondo, ciao a tutti, benvenuti. È una gioia oggi condividere il racconto di questo percorso di cui Padre Giacomo ci ha dato un po' il contesto. È un processo che dura da più di 2 anni e che davvero continuerà ancora a lungo. Non è finito a ottobre e non finirà assolutamente nemmeno al termine di questi giorni. È un saluto in particolare al Cardinale Baldisseri e al Cardinale Farrell. Grazie per questo incontro e grazie a voi e a tutte le persone che lavorano nella segreteria del Sinodo e nel Dicastero, perché scegliete di fare spazio ai giovani nel cuore di una chiesa sinodale. Ci avete aperto le porte in qualche modo e vi ringraziamo. E un grazie speciale anche a Padre Giacomo, a Padre Rossano, a Padre Alessandro, a Padre Joao. Prima Padre Giacomo nominava alcuni giovani, diceva il nome, e penso una cosa bella che voglio condividere è proprio: ci siamo sentiti parte in questo processo di una Chiesa che chiama i giovani per nome, ciascuno di noi dentro questo percorso, e non solo noi che siamo qua, però una Chiesa che chiama i giovani per nome, questo è stato davvero prezioso. Allora siamo riuniti qui oggi da tutto il mondo per chiederci come possiamo essere giovani in azione in una chiesa sinodale. E arrivati a questo punto credo di poter condividere questa idea. La sinodalità della Chiesa non si può ridurre solo alle teorie o alle strutture. Lo stile sinodale ha a che fare con l'esperienza concreta, con il sentirsi parte di una comunità viva e accogliente che vuole condividere la gioia del Vangelo. Mi aiuto con qualche foto che racconta un po' il processo sinodale, perché il sinodo di ottobre, in particolare l'assemblea con i vescovi, è stata esperienza di sinodalità, di questo stile sinodale. E il sinodo si è fatto, si è vissuto nell'aula sinodale. Avevamo questi interventi programmati, ognuno aveva 4 minuti di tempo, anche noi giovani uditori, per esprimere il suo pensiero. E poi il sinodo si è fatto nei gruppi linguistici, divisi per aree linguistiche, si approfondivano le varie tematiche. Ma, questo forse è un po' sorprendente, il sinodo si è fatto anche in altri luoghi. Per esempio le pause caffè, oppure a tavola, come in questa situazione. Perché lì si poteva chiacchierare liberamente, E in questi momenti di informalità, è molto importante, abbiamo vissuto momenti di informalità, si accorciavano le distanze che ci sono, distanze tra giovani e padri sinodali, dovuti alle differenze di età, di provenienza, di stili di vita e di culture. Ci sono delle distanze, ma l'informalità aiuta, insieme ai momenti di lavoro formale, ad accorciarle. E poi il sinodo si è fatto tanto nella preghiera e nel silenzio. Il Papa ha voluto, ha imposto piccole pause di 3 minuti ogni 5 interventi durante le sessioni plenarie. E un padre sinodale ha detto di aver sentito in quei momenti che God is not silent in the silence. Dio non rimane muto nel silenzio. E poi lo Spirito ha lavorato in una mattinata di pellegrinaggio molto bella, dove vescovi e giovani insieme abbiamo percorso un tratto di strada fino alla Basilica di San Pietro. Tutte queste situazioni, tutti questi momenti hanno fatto il sinodo.
Se dovessi provare a definire con due parole chiave il processo sinodale, questo lungo processo che ci ha descritto Padre Giacomo, io ne sceglierei due. Sono ascolto e affetto. L'ascolto perché la Chiesa sinodale è la Chiesa dell'ascolto, e in particolare l'ascolto dei giovani, non solo i giovani cattolici, ma tutti i giovani. Per realizzare questo ascolto nel lungo processo del Sinodo abbiamo dovuto muoverci e abitare degli spazi nuovi. Tutti voi nelle vostre realtà lo avete fatto, avrete organizzato delle iniziative nuove. Mi piace ricordare quella della Chiesa italiana, che ha proposto un raduno nazionale di giovani insieme al Papa, ma ci siamo arrivati dalle diocesi dopo giorni di pellegrinaggio, attraversando le città italiane e incontrando, portando testimonianze in qualche modo agli altri giovani che non erano coinvolti in questo percorso. E poi ci sono stati alcuni strumenti nuovi, in qualche modo rivoluzionari per la nostra istituzione Chiesa, i questionari online, i gruppi di Facebook, delle novità che hanno permesso di ascoltare i giovani. Ecco, questo ascolto lungo tutto il percorso in qualche modo è stato un po' destabilizzante, ha spostato un po' alcune posizioni, nel senso che la voce dei giovani ha fatto emergere, per esempio, con forza la necessità di insistere su alcuni temi. Uno stile di Chiesa, lo ricordava Padre Giacomo, più improntato alla fraternità, la necessità di essere coerenti sulle tematiche economiche, sociali, sociopolitiche, la credibilità nell'affrontare questioni che creano scandalo, come gli abusi di ogni genere, l'impegno per una maggiore cura dei momenti di liturgia e di spiritualità, l'abbiamo detto con forza nel presinodo, e ad esempio la necessità di una maggiore inclusione delle donne nei processi decisionali della Chiesa e non solo. Quello che è stato... Questo succedeva anche al Sinodo, Allora, quello che è stato importante è lo stile di questo percorso, di questo ascolto, lo stile con cui noi giovani ci siamo sentiti ascoltati. Perché il chiasso dei giovani rompe gli schemi. Nell'aula sinodale il chiasso rompeva gli schemi. Allora, pensiamo un po' a quanti giovani si esprimono con linguaggi che a prima vista ci sembrano distanti da quelli della Chiesa. Ci sono giovani che si esprimono col linguaggio della protesta, giovani che si esprimono col linguaggio della rabbia o del disagio, ma anche il linguaggio della creatività, della musica, dell'emozione che a volte affidiamo ai post su Instagram o sui social network. Ecco, quando i giovani si esprimono in questo modo con delle voci un po' divergenti, ci possono essere due reazioni. Una è quella del giudizio, che porta un po' a giudicare chi si esprime in modo diverso. Tu non parli come me e allora sei fuori, e questo è un pericolo. O invece la reazione di chi prova a capire cosa c'è al fondo di quel chiasso. Abbiamo bisogno di ascoltare anche le forme di espressione insolite, irrituali, provocatorie, che ci provocano da parte dei giovani. E in questo processo dobbiamo dire che la Chiesa ha fatto questo sforzo, questo è proprio bello, la Chiesa ha fatto lo sforzo di ascoltare ogni forma di espressione dei giovani, ed è uno sforzo che dobbiamo riportare nelle nostre comunità. Nel discernimento, poi, di cui parlava Padre Giacomo, c'è la sfida di cogliere dal chiasso dei giovani quali sono gli elementi utili al cammino di tutti, però tenere dentro, ascoltare, come includere anche le voci un po' dissonanti. Questo è stato fatto ed è bello dircelo. E poi la seconda parola chiave, e vado verso la conclusione, è affetto. Affetto perché ci siamo resi conto che la Chiesa sinodale prende vita e può avviare dei processi di rinnovamento se lo stile sinodale e la disposizione ad ascoltare fanno muovere i nostri affetti. Nel video c'erano proprio scene di questo affetto, del muoversi degli affetti, c'erano abbracci, c'erano incontri, strette di mano, c'era proprio un volersi bene. Allora, cari amici, nel percorso sinodale è entrata la vita bella e coraggiosa della nostra Chiesa,
ma anche le esperienze di fatica e delusione. Sappiamo che non tutto è facile, lo abbiamo detto nella riunione presinodale, cito proprio un passaggio del documento finale: in molte parti del mondo i giovani che non hanno legami con la Chiesa o che si sono allontanati da essa lo fanno perché hanno sperimentato indifferenza, giudizio e rifiuto. E invece lungo tutto il sinodo la Chiesa ha provato a guardare ai giovani con lo sguardo affettuoso di cui dal primo momento ci ha parlato Papa Francesco. Ho voluto che foste voi al centro dell'attenzione perché vi porto nel cuore, perché ci vuole bene. Questa vita sono stati travolgenti anche questi affetti, questo affetto è stato travolgente anche nell'aula del sinodo, dove abbiamo visto padri sinodali piangere, li abbiamo visti emozionarsi, arrabbiarsi e soffrire per le storie dei giovani dei loro paesi, ma anche ridere, scherzare e gioire per i nostri talenti e per le ricchezze della nostra generazione. Siamo rimasti anche in silenzio, muti, davanti al dolore dei cristiani perseguitati, ma abbiamo trovato tanta forza dallo scoprire come sono spesso i giovani in queste terre che tengono vita la Chiesa. Permettetemi di ricordare Safa, il nostro fratello dell'Iraq, non è qui purtroppo perché ha avuto un grave lutto nei giorni scorsi, però al sinodo del suo intervento ci ha fatto sentire, lo ha detto poi un padre sinodale, che dove c'è la persecuzione lì c'è Dio. E per questo un grande grazie a Safa e a tutti i giovani cristiani che vivono situazioni di fatica e persecuzione. Ecco amici, credo che proprio questa disponibilità a lasciarci toccare nel profondo dall'incontro con Gesù fa di noi una Chiesa giovane. E la Chiesa giovane non è solo una questione di età, non è solo la Chiesa dei giovani, è proprio uno stile. Siamo una Chiesa giovane con tutti coloro che vogliono ogni giorno farsi stupire da Gesù, perché lui è capace di acciuffare due discepoli che avevano preso la strada sbagliata verso Emmaus e di riportarli su un sentiero nuovo e più bello. Siamo una Chiesa giovane che guarda con fiducia e speranza al nostro tempo. Siamo una Chiesa giovane che non si fa spaventare dalle difficoltà e non si lascia tentare dalle profezie di sventura, ce l'ha detto Papa Francesco all'inizio del sinodo. Siamo una Chiesa giovane convinta che Cristo vive in ogni persona e in ogni situazione e che se riusciamo a scoprirlo giorno dopo giorno potremo rendere più bella la vita nostra e di chi ci sta intorno e così cambiare passo dopo passo il mondo intero. In questa prospettiva è stato particolarmente arricchente nel cammino sinodale ascoltare anche i giovani che di solito sono fuori dal percorso della Chiesa. È stato bello alla riunione presinodale avere con noi giovani non credenti, giovani di altre religioni e farci provocare dalle loro domande. E allora un'ultima indicazione forse che possiamo portare, iniziare a portare a casa di tutto questo processo è questo: l'incontro con chi è ai margini ha fatto nascere alcune delle cose più belle e interessanti del processo. Noi a volte pensiamo di dover essere una chiesa in uscita per annunciare il Vangelo agli altri, ma l'incontro con chi è escluso, con chi è emarginato, con chi è ai margini evangelizza prima di tutto noi stessi, siamo noi primi a essere evangelizzati e ci aiuta a costruire una Chiesa migliore e più accogliente. Concludo con una frase che secondo me sintetizza un po' il percorso del sinodo, questo stile sinodale che abbiamo scelto e vissuto, la scelta di ascoltare i giovani, lo stile con cui sono stati ascoltati e la capacità nel processo sinodale di muovere gli affetti. È la frase con cui si conclude il documento finale del sinodo che poi abbiamo consegnato a Papa Francesco. La frase finale è questa: il balsamo della santità generata dalla vita buona di tanti giovani può curare le ferite della Chiesa e del mondo, riportandoci a quella pienezza dell'amore a cui da sempre siamo stati chiamati. C'è un po' di poesia anche. I giovani santi ci spingono a tornare al nostro primo amore. Fare il sinodo non è un atto dovuto, è una gioia, è un atto d'amore. E anche annunciare il Vangelo è questo, è esperienza di gioia, esperienza di amore. E allora buon cammino, buona strada, come dicono gli amici degli scout, alla Chiesa giovane e innamorata
di questo tempo, di questo oggi che è l'adesso di Dio. Grazie, grazie a tutti. Grazie Gioele. La sorpresa è che Safa tra un po' arriverà, il nostro giovane dell'Iraq. Aveva cancellato la sua partecipazione perché è morta la mamma 3 giorni fa più o meno, qualche giorno fa, però dopo il funerale ha deciso e la sua famiglia stessa ha chiesto che lui venisse e arriverà tra poco tra noi. Adesso daremo la parola a Joyce, chiediamo a Joyce di sintetizzare in 10 minuti, così avremo 10 minuti di ritardo più o meno riguardo al programma previsto, non è così grave. Good morning everybody. Yes, Joyce parlerà in inglese. Good morning, everybody. I would like to thank the organizers for giving me the opportunity to share our experience as Ugandans towards the Synod. I would like to begin not by what you see there, but from our success story in brief, because I look at the time, but I'll reflect to that. Number one of our success story is that actually the Synod came at the right time. It was right timing, because the Holy Father had just visited Uganda, and the personal encounter of the young people with the Holy Father played a very big role. And to many of them, those whom he touched, he greeted. You know, the young people thought he knew them personally. So it motivated them. And when we started rolling out about the Synod, it became a very easy thing for us. And another interesting thing, you know, young people are always motivated with what they see. And I'm just imagining, because they looked at the Holy Father as their friend, and they wanted to speak directly to their friend, and they knew by using the online questionnaire, the bishops of Uganda, the animators, some of us who directly work with them, probably would not have seen what they have communicated about the pastoral challenges they have in their country. They wanted to directly speak to the Holy Father about their own personal experiences in the youth ministry. And definitely the information that came online actually went directly to those at the secretariat here in Rome, not to us as a secretariat at the Catholic of Uganda. So I think it was another good thing that played, and the Cardinal is already doing like that. So it flew from the networks direct to Rome. And secondly, the process itself was youth-led. We made sure that the young people were fully involved, both in and out of school. And we printed many of these, the lineamenta, we printed many of them in hard copies for those who could not easily access it. On the internet, we printed it out and we sent it to all our structures. Now, another interesting thing, you know, with technology, many young people in Uganda look at it a new way of communication. So to them, they were doing it their youth way, and actually it played a very big role. And then thirdly, all our Catholic bishops actually supported us so much. One, you remember at the beginning I was saying we were implementing the pastoral fruits of the visit of the Holy Father to Uganda. So the bishops of Uganda also felt that this is a big challenge to them. Holy Father, in his own his humility, wanting the young people to speak about how they would like to be accompanied in their spiritual journey, I think also challenged the Catholic bishops of Uganda so much that wherever they were really in for this synod, and that played a very, very big role. And lastly, another success came because of the chaplaincy teams we have formed. We have chaplaincy teams formed at the national, provincial,
provincial diocesan up to the parishes. And the chaplaincy teams include the priests, the religious, laymen and women, and the youth leaders. So it's a team, and they felt involved. We also focused, we are blessed that the population of Uganda, the majority are young people, about 78%. And there are 44.2% Catholics. And majority of this percentage of the Catholics are also young people. And this also played a very, very big role. And then we looked at our structure that exists as a Catholic Church in Uganda, where we have four ecclesiastical provinces with 19 Catholic dioceses and 578 parishes, 639 Catholic-founded schools, 78 Catholic tertiary institutions, universities, and then five national major seminaries in our country, and over 200 formation houses. And we made sure all hard copies and soft copies were received by these different structures. Importantly, we involved the government. In Uganda, we have many interreligious organizations where the government partners with the church in activities of the development of the country. So we also use the government institutions as well. The Catholic professionals played a big role, very, very big role. And one thing in Uganda we have realized is, I don't know whether it's because of our setting, when you talk about the youth ministry, mostly are those who are out of school and lower cadre who are mostly involved. And those who are already in the working age, those who are employed, feel more committed with their, you know, business, the employment and other things, but not so much in the Catholic Church activities. So we also involved the Catholic professionals in their own structures, and they took this upon themselves and started disseminating it in the different structures as well. The business community, we also involved them, because they are the people who have the money. Even some of the trainings and some of the conferences, they were the ones who supported, and they played a very big role. And then the preparation document that came from Rome was really very clear. It didn't take us time to either translate it into other languages. We are blessed in Uganda that we only have one language, that is English, which unites all of us. So the copy we received from Rome was in English. It took us no time. We disseminated it in our structures very fast. We formed a national team, and this national team comprises of all the departments of our Bishops' Conference, which includes doctrine, education, lay apostolate, pastoral, justice and peace, Caritas, Pontifical Mission Societies, social communications, the medical, interreligious council, dialogue, and then we have ecumenism. And all these are coordinated by the Secretary General. You see now the level of which us as an office were supported at a higher level, coordinated by the Secretary General of the conference. And the bishops who are chairpersons of the different commissions, so they also took this upon themselves. And the message also trickled through the different commissions, not only through the youth apostolate. And then we organized the national, provincial, and the design youth workshops on the same. We want to thank the representatives from the United States Bishops Catholic Conference, Conference of Catholic Bishops. We want to thank you so much. The funds we received from them actually was the one that we used for disseminating the information about this document, and it went up to the grassroots. We thank them so much. Join me to clap hands for the members who are here from that conference. Thank you. And those were some of the, thank you. And those were some of the photos we took. You see the two bishops. One is the bishop chairman of the conference, and who was also spearheading this. And then one is the bishop who was hosting us in that diocese. So these are some of the workshops that we had, photos. These are also some of the photos now at a diocesan level. Importantly, Uganda is blessed with very many Catholic radios. So we have 10 Catholic radios with 15 stations. And remember, we have 19 Catholic dioceses.
So apparently it's like in every Catholic diocese we have a radio, apparently. We have a radio. So we use, every week there's always free air for the young people to talk about their issues. So for the period when we were preparing for this, the young people got excited. They were always asking questions, getting responses through the radios, and want to thank them for all their active participation. And you know, the questions being raised to them when they are at the station, feeling nice, responding to the population out there was a motivating factor for them as well. We also went ahead and created WhatsApp groups for our youth animators, for our youth leaders, for our national and provincial youth chaplaincy coordinators. We also created a link directly from our own website to the Vatican website, where the young people could easily access this information. We organized the discussion groups. Specifically, we realized the youth movements and associations are very good in this with their own charism, so they also try to help that so much. Now this is the process during the synod. We invited the bishop chairman and other bishops to talk about specifically about this synod and looking at the different sections and addressing the issues of the young people directly. We organized a university Catholic students conference. And you can see it was specifically on the theme, and we wanted to engage the students' world at a higher level of the universities. What do they think about their faith journey? And how would they like to be accompanied? And a lot of them also gave their views actually through the online. And then we continued with the radio talk shows. After the synod, we are engaging the young people through the national, provincial, and diocesan youth conferences. And one thing we would like to share with you here as a Ugandan team is this national and provincial conferences are like the World Youth Days that we have. We just integrate the whole thing. So specifically, this has been on this area of the synod. We organize music, dance, and drama competitions under what we call the Youth Talent Show, which also came in our report from Bishop's Conference. And this was specifically to attract those who are who do not want to participate actively in church activities. And it is at competitive level. And then training of animators in the pastoral care for the refugee youth, we actually realized that the message of the Holy Father needs to reach even to the refugees, so majority of whom are actually youth and children. That's what we did, and we're also continuing to do. We are promoting games and sports as a means of evangelization to further discuss about the implementation of the synod proposals, then promoting also prison ministry specifically among the youth. We realized that in Uganda, the majority of the inmates are young people, and they need this message. So that is something unique we are doing. And then promote also exchange visits programs for young people to engage in discussing more about the synod. We have also organized the diocesan and provincial national retreats recollections. Specifically, we are promoting the marriage apostolate, ongoing information to interest the young people in getting into that vocation, and then university prayer for all our Catholic university students. Thank you so much.